cosa sta degustando? Marriciana. Lei? Una carbonara senza uova. È buona? Abbastanza, tagliolini con la pancetta. Quanti profumi, cosa prepara di buono? Allora, noi siamo specializzati nella gricia, veniamo da Rieti, quindi la provincia diciamo di riferimento del comune di Amatrice, e quindi proponiamo questo piatto che è tipico delle nostre zone. Un tagliolino all'uovo con guanciale, pecorino e pepe, che noi mettiamo a parte perché ultimamente c'è gente allergica oppure che ha delle intolleranze, e non le rispettiamo e mettiamo tutto a parte. La richiesta maggiore dei visitatori? È la gricia, cioè noi proponiamo altri piatti, però diciamo che il nostro furgone si chiama Gricia Bar, quindi prende il nome dal piatto che è più popolare e più richiesto. Con il pomodoro o in bianco? In bianco assolutamente. Riproponiamo la ricetta originale dei pastori delle nostre zone, che la fanno da tempo immemore, quando il pomodoro ancora non c'era dalle nostre parti. Quindi quella ricetta noi riproponiamo. Io ho detto quasi una bestemmia. No, bestemmia no, ci mancherebbe. Sono molti che ancora non sanno la differenza tra gricia e amatriciana. Niente, la gricia è antichissima, quindi non c'era il pomodoro e i pastori avevano questi quattro ingredienti, li usavano bene, e noi siamo contenti di riproporla. Lei cosa sceglie? Oggi ho scelto una piatta siciliana, una tipico street food siciliano, credo palermitano proprio nello specifico. Sono dei panini con dentro delle frittelle di farina di ceci, sono molto saporite da mangiare calde, insomma proprio per strada. E domani tornerà? Non lo so, dipende dal tempo, dagli impegni, però comunque vale la pena farsi un giro, conoscere quello che offrono i vari artigiani del cibo in tutta Italia. È bello conoscere esperienze e cucine diverse da quella abruzzese. Sicuramente, è sempre un viaggio anche nella cultura degli altri, dei nostri vicini di casa, quindi vale la pena. Cosa si mangia di buono oggi? Ma guarda, sono qua in giro curiosando, per ora ci stanno dei profumi eccezionali, per cui sto cercando di capire quello che ci sta in giro, molte cose allettanti, è molto bello, e per ora solo profumi. Devo decidere, perché un po' stiamo a dieta tutti, però stasera oggi forse esagero. Oggi è festa, quindi possiamo dimenticare la dieta. Certo, un giorno di festa come questo va dimenticata completamente la dieta. Vediamo, forse una gricia, una polpetta, una birra sicuramente, vediamo, insomma, qualcosa faremo. Salve, che cosa è la buccia a puntina? È un tipo di pane che facciamo noi, lo produciamo noi, è un pane fatto di tre farine diverse, frumento, riso e soia, con 3 giorni di lievitazione e tanto amore, e poi lo condiamo con varie ingredienti. Da dove venite? Latina. Pane solo laziale? No, l'abbiamo preso dalla Puccia Salentina, ma l'abbiamo modificata noi, e questo pane è morbido, fragrante e buono. Ora, questi sono tutti i birrifici dell'Aquila e dintorni. Ad esempio questa è della provincia dell'Aquila, fatta a Fossa, una buona birra accompagnata da buon cibo. E che differenza c'è fra quella artigianale e quella industriale? Che quella industriale, se non è fredda, è imbevibile. Cosa assaggerà di buono oggi? Allora, ho assaggiato le olive alla scolana, buone, molto buone. Poi volevo provare un hamburger di scottona della QC. Vediamo un po' come sarà. Che sorprese pensa di trovare? E ogni anno si assaggia un qualcosa, mangiare tutto in un solo giorno è difficile, quindi ogni anno si scopre qualche specialità. Questa è un'ottima occasione per ritornare in centro, e sperando che il tempo ci assiste, dovrebbero essere prese più spesso iniziative di questo genere, perché si sente proprio l'anima, la voglia della gente di tornare, di riviverlo il centro. Sono quelle manifestazioni che fanno bene all'Aquila, e quindi è un piacere esserci da aquilano, e il piacere di trovare i prodotti tipici anche della mia terra. C'è un piccolo stand pugliese che porta le bombette, quindi mi sento un po' più vicino a casa. Una passeggiata anche per riposare un pochino, insomma, per staccare la testa. Vederci un po' al centro storico della città. E i bambini invece cosa mangiano? Guarda, carne, patatine, quello che vedi. Quello che vedi. Insomma, si può anche vivere il centro storico. Assolutamente, cerchi il modo giusto e ci si prova, insomma. Da San Giovanni Teatino cosa offrite? Arrosticini fatti a mano di 30-33 grammi, arrosticini normali, hamburger di pecora. E fate concorrenza a quelli dell'Aquila?
Vabbè, dai, diciamo che l'arrosticino e la pecora è nata ai provinci di Pescara, Chieti, quindi portiamo, dai, un prodotto quasi a chilometro zero, si può dire, senza fare concorrenza, poi ovviamente. L'idea di cucinarli su una 500? Vabbè, questa è la classica italiana, insomma, attira molta gente, è bella da vedere. E incuriosisce le persone. E incuriosisce molto le persone, sì. Come l'avete preparata? Beh, questa qua è stata preparata molto artigianalmente, conforme ovviamente a tutti, vedi, tutto pieno di acciaio, tutto conforme, diciamo, per lavorarci bene. Dall'Argentina proponete un tipo diverso di cucinare la carne? Certo che sì, il modo tradizionale nostro, dei gauchos della Pampa, è questo. È la pancia della vitella. Rimane qui nella croce, si chiama la stacca, è l'assado della stacca queste. Rimane sulla croce durante 4-7 ore, dipende dalla fame. Quindi. Ma viene cotto molto oppure deve avere... Guarda, se fa piano 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 il metodo di cottura, sta lì. E guarda, la caratteristica questa è che dopo 5-7 ore di cottura rimane tenera e il grasso, che adesso non si vede più perché prima lo protegge la carne, no? Dopo si toglie il grasso. Quindi viene cotta con il legno? Sempre con il legno, carpinella, non sa che è. Poi viene girata, che si viene cotta? Certo, si gira, si sta 2 ore da un verso, 3 ore dell'altro, più o meno. E poi la tagliate, sì, a pezzettini? Sì, qui si serve tutta tagliata a pezzettini, perché sennò è un po' difficile mangiarla. Però sì, no, anche ci sono panini, hamburger di Angus, il choripan, che è la salsiccia nel modo come la facciamo noi, il roast beef, matambre, assado, vacío, tutti i tagli come facciamo noi in Argentina, tagliamo la carne in un modo diverso. Perché avete scelto questo avvenimento all'Aquila? Guarda, noi siamo sempre in giro, è una cosa che ci piace fare a noi questo, io lo godo. E dopo nell'Aquila c'era l'opportunità... Anche io non conosco, sono qui in Italia da un anno e mezzo, è una bella opportunità, una bella città, si sta ricostruendo, figo stare qui anche. Cosa chiedono su questa carne? La gente sempre rimane impressionata, no? Quando vedi questo, vuole sapere che si tratta, come è la cottura, se è buona la carne, basta provarla. Pizza Country, cosa è? Pizza Country, noi siamo una pizzeria proprio su ruote e ci proponiamo con il focacciotto. Questo è un impasto di pizza a lunga lievitazione, cotto nel forno a legna. Nel momento in cui viene sfornato, possiamo farcirlo con la porchetta di ariccia e con altri affettati che abbiamo lì nella vetrina. E tutto questo qui fatto al momento, espresso, ecco, come vedete, steso tutto quanto al momento dai nostri pizzaioli. E in più ci proponiamo anche con la pizza fritta. Cambia qualcosa con quello della pizzeria in muratura? L'impasto è quello della pizza proprio, perché noi abbiamo una pizzeria ad Albano Laziale, per l'appunto si chiama Pizza Country, e noi con l'impasto di questa pizza facciamo proprio questo focacciotto, fatto nel forno a legna. Si mangia, lo mettiamo in una tasca portatile e si mangia. Cosa mangiamo di buono oggi? Una pizza fritta, bufalotta. Siamo in dieta? Sì, insomma, non propriamente, però diciamo che quando fanno questi eventi non si può mancare, parcheggiamo un secondo la dieta. Che valore ha questo evento per l'Aquila? Secondo me è importantissimo, visto che è comunque una città che sta cercando di rilanciarsi al meglio delle proprie possibilità e quindi la città vedo che sta rispondendo, quindi è importantissimo. Il Santo Burger cos'è? Allora, il Santo Burger è un progetto che è nato, diciamo, proprio per rispecchiare al meglio il discorso di itinerante, perché con questo nome riusciamo a diciamo, nominare i panini a seconda del posto, quindi variamo un po' col nome dei santi a seconda dei paesi, delle città che visitiamo, quindi con i santi più rappresentativi per le città. E lì inseriamo degli ingredienti, prodotti tipici a seconda appunto delle zone che noi andiamo a visitare.
Questa è un po' l'idea del Santo Burger. Per l'occasione abbiamo preparato tre tipi di salsiccia, quindi una salsiccia al tartufo, prodotto tipico dell'Aquilano, e una salsiccia di fegato e una salsiccia di agnello, abbinate ognuna sapientemente con crema allo zafferano, una riduzione di Montepulciano, insomma a seconda degli abbinamenti abbiamo preparato questi tre tipi di panini. Il panino più richiesto? Ad oggi sicuramente il San Massimo, quindi il panino con la salsiccia al tartufo, la riduzione di Montepulciano d'Abruzzo è quello che ha riscosso fino ad ora più successo.